Buonasera Mario Adinolfi, capo politico del Popolo della Famiglia. E sopra il simbolo leggete no gender nelle scuole. Che significa? Arrivano nelle scuole, persino dai bambini 3, 4, 5 anni, dei libretti in cui si vorrebbe insegnare la cosiddetta ideologia gender. I figli nascono da due papà, i figli nascono da due mamme. Non è vero, confonde molto le idee ai bambini, frantuma quella bussola secondo cui per un bambino a 3, 4, 5 anni l'orizzonte è mamma, papà, maschio, femmina, e noi crediamo che questa sia una grave violenza fatta all'infanzia. Leggo altri punti, via al, dunque, contrario all'aborto, al profilattico per evitare il contagio di malattie. Beh, noi pensiamo, Popolo della Famiglia è ispirato dal compendio della dottrina sociale della Chiesa. Noi siamo un movimento di ispirazione cristiana, come Benedetto XVI ha spiegato molto bene in Africa, la soluzione alle malattie, alla causa, è rimuovere la promiscuità, il sesso irresponsabile. Non pensare che si curi tutto con un guanto di lattice, non risolvi qualcosa così. Risolvi se il rispetto del corpo dell'uomo e della donna è pieno. Io ho un mio figlio, io sono papà, non insegnerei ad andare con il profilattico, insegnerei a rispettare il corpo femminile, a rispettare il proprio corpo. Senta, sono sicuro di aver letto bene, lei è favorevole alla sottomissione della donna? No, assolutamente no. Questo sta scritto qua, ha letto malissimo. Non so cosa è scritto. La mia tragedia è che io sono figlio e femmine. Strano, ma insomma. Ho solo figlie femmine, ho una moglie, se tornassi a casa con questa dichiarazione sarebbe non la farebbe difficile. Entrare, ho anche solo zie, 3 da parte materna e 3 da parte paterna, sarebbe davvero complicato. Credo che la mitezza femminile alla dimensione familiare sia qualcosa di utile alla crescita della dimensione familiare. Siete lei contrario alle unioni civili? Ci siamo battuti duramente contro la legge Cirinnà, ci siamo battuti con manifestazioni di piazza, io stesso insieme a Gianfranco Amato, Nicola Di Matteo, abbiamo parlato al popolo di San Giovanni, al popolo del Circo Massimo, perché riteniamo che la famiglia sia quella descritta dalla Costituzione. La Repubblica riconosce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. È la definizione costituzionale dell'articolo 29 e noi continuiamo a credere in quella definizione costituzionale. Ruolo decisivo della donna madre, quindi reddito di maternità. Sì, questo è piaciuto a Berlusconi, che ce l'ha un po' scopiazzata male, ovviamente. Il problema è che 1.000 euro al mese di indennità. Sì, la tragedia del nostro tempo in Italia, secondo me, e secondo noi, secondo il Popolo della Famiglia, è la denatalità, non nascono più figli. Ogni volta leggiamo gli editoriali che spiegano che questo è un grande problema, troviamo anche una soluzione. La nostra soluzione è riconoscere alla donna madre il ruolo di lavoratrice. Se decide di dedicarsi alla famiglia e ai figli, un'indennità di 1.000 euro al mese costerebbe pochissimo rispetto alle proposte mirabolanti di redditi di cittadinanza e quant'altro, per far ripartire l'Italia investendo sulla famiglia. Quante sono le mamme che non lavorano e che quindi si dedicano? Il calcolo andrebbe fatto su quante saranno quelle che faranno figli dopo che noi andiamo al governo. E i figli purtroppo in Italia sono 400.000 l'anno. È un disincentivo, perché tutti dicono le donne devono lavorare, dobbiamo fare gli asili nido perché possono lavorare. Io credo lo stipendio e nessuno ha più. Io credo che una mamma che sta a casa lavora. È il nostro punto esattamente è una mamma lavoratrice. Solo che lavoratrice lavora a favore della famiglia, quindi della collettività. C'è bisogno di figli, c'è bisogno di mamme. Noi investiamo su questo. E quindi quoziente familiare. Riforma fiscale del quoziente familiare, uno slogan da decenni delle varie forze politiche. Noi lo proponiamo con un calcolo preciso, perché se lasciamo comprendere agli italiani che i 30.000 euro guadagnati da un singolo non sono uguali ai 30.000 euro guadagnati da un papà di famiglia, noi facciamo capire qualcosa di importante. Speriamo che il Signore ci aiuti in questa battaglia. A noi la battaglia e addio la vittoria. Grazie, buona campagna elettorale a Mario Adinolfi.